Cari amici, buongiorno. Dopo il video di ieri in cui abbiamo incontrato delle testimonianze di persone lontane ma vicine, oggi andiamo ancora più lontano in qualche modo, perché andiamo anche indietro nel tempo. Torniamo indietro di 2000 anni, parliamo di un personaggio che oggi festeggiamo nella liturgia, San Giuseppe, e è un personaggio un po' particolare perché tutti lo conosciamo, è famoso, ma il problema è che spesso è anche dimenticato. Ma dobbiamo renderci conto però di una cosa, che tra tutti i personaggi della Natività principali, quindi abbiamo sicuramente Gesù, il protagonista, Maria, la mamma di Gesù, Giuseppe è quello più simile a noi, o meglio, quello che noi possiamo sperare di imitare di più. Infatti è evidente che Gesù non possiamo essere come lui, possiamo desiderare avvicinarci a lui. Maria è la mamma di Gesù, noi non possiamo essere la mamma di Gesù, ma Giuseppe ha accolto la mamma di Gesù e suo figlio. Quindi è un uomo normale, un uomo come noi. E allora rileggiamo un attimo la storia. Dal Vangelo secondo Matteo. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio, e tu lo chiamerai Gesù. Egli, infatti, salverà il suo popolo dai suoi peccati». Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore. Giuseppe è una figura straordinaria, mi ha sempre affascinato e sappiamo poco di Giuseppe alla fine, ne parlano solo Matteo, Luca e all'inizio. Cosa mi ha colpito sempre di Giuseppe? La fede, perché in fondo Giuseppe ha incontrato Maria, aveva grandi desideri, sogni grandi, farsi una famiglia, avere dei figli. A un certo punto però scopre che Maria è incinta. Giuseppe è definito uomo giusto. Giusto vuol dire un uomo che nelle circostanze della vita cerca sempre di leggere ciò che gli accade secondo la volontà di Dio. Giusto è un grande riconoscimento in Israele per il popolo di Israele. Giuseppe entra in punta di piedi nella storia della salvezza. Non entra a spada tratta, ma con calma si vede introdurre in questa storia così, così strana. Che cosa possiamo sapere di Giuseppe, se non che è un uomo giusto e un uomo fedele? Giuseppe entra nella storia della salvezza in punta di piedi, mentre Maria riceve fin dall'inizio una annunciazione, una rivelazione dell'angelo, quindi un messaggio da Dio. Giuseppe entra così, piano piano, quasi di soppiatto, no? Un Giuseppe che viene presentato come colui che è fedele, colui che è giusto, colui che decide di non ripudiare Maria, non decide di ucciderla praticamente, perché come donna e essendo stata infedele poteva essere lapidata. Questo Giuseppe comprende e
comprendiamo attraverso la scrittura che è un uomo di una antica discendenza, discende infatti da Abramo. E così come Abramo lascia la sua terra, i suoi beni, le sue sicurezze, così anche Giuseppe, entrando nella storia della salvezza insieme a Maria e a Gesù, lascia tutto, si fida ciecamente di questo progetto nuovo, di questo progetto così strano, innovativo. Da Giuseppe che cosa possiamo imparare? Possiamo imparare che non è un uomo credulone, un uomo che si lancia così a caso, ma è un uomo che, conoscendo il suo passato, conoscendo la sua discendenza, conoscendo il suo presente, quindi attraverso gli episodi dell'angelo che gli si rivela nel sogno, attraverso le parole di Maria, è un uomo che si lancia verso il futuro, protende la sua vita verso il futuro con una fiducia immensa verso questo Dio che si rivela proprio attraverso questa piccola creatura che nasce dal grembo di Maria. Questo Gesù che anche per Giuseppe porta una novità, porta una vita completamente differente da come aveva pensato forse Giuseppe. La fede di Giuseppe è una fede grande, è la fede di un uomo che non capisce tutte le cose che gli accadono nella vita, eppure crede in Dio, ha fede, crede che in fondo anche nelle cose più terribili o nelle situazioni più difficili c'è un disegno buono per lui. Perché in fondo Giuseppe non entra nel disegno di Dio, fa suo il progetto di Dio, ma è un progetto che in fondo è per il suo bene. Cioè Giuseppe non dice va bene, io faccio la volontà di Dio e stop. No, in quella volontà c'è la sua felicità. Il dono che Giuseppe ha ricevuto se lo guadagna ogni giorno. La fatica di non cadere nella tentazione di tutti questi dubbi che lo assalivano è veramente una grande fatica. Lui ogni giorno vedeva questo bambino crescere e diceva: ho fatto la scelta giusta? Questa donna, questo bambino che accompagnava veramente la scelta della sua vita? Quindi sono domande che si poneva tutti i giorni. In fondo si è fidato di un sogno di un angelo. Chi di noi baserebbe la sua vita basandosi solo sul sogno di un angelo? Ecco, Giuseppe invece non si è fermato in questa situazione e è andato avanti, ha continuato sulla sua strada. In fondo l'ascolto della parola di un angelo è l'ascolto della parola di Dio, quindi basandosi sull'ascolto di questa parola, Giuseppe sapeva veramente che è una parola di Dio. Ma Giuseppe è anche l'uomo dell'umiltà, anche perché se noi ci pensiamo, questa è una caratteristica, una virtù importante. Senza questa caratteristica, Giuseppe avrebbe potuto pensare: io ho tra le mani il figlio di Dio. E avrebbe potuto ragionare come quei vignaioli omicidi che nella parabola che abbiamo ascoltato qualche giorno fa nella liturgia, in realtà poi di fronte al figlio del padrone ne approfittano, vorrebbero prendere il suo posto. E Giuseppe la tentazione può anche averla avuta in qualche modo, ma è un uomo umile e quindi si rende conto che il suo ruolo è un altro. Il suo ruolo è quello di accogliere con fede, con perseveranza, con giustizia questa donna e questo bambino che in qualche modo misterioso gli vengono affidati. È anche per questo allora che Giuseppe è davvero un modello per ciascuno di noi, perché non fa cose straordinarie, o meglio, fa delle scelte che tutti noi possiamo fare, che forse noi non faremmo, ma che grazie a queste scelte in realtà tutto quello che noi conosciamo della vita di Gesù, che è narrato anche in queste opere d'arte, nel Lambone, dei Gradini, è stato possibile appunto grazie a Giuseppe, anche grazie a Giuseppe. Al termine di questa presentazione sulla figura di San Giuseppe, innanzitutto facciamo gli auguri a tutti quelli che
hanno il nome Giuseppe. E quest'oggi in particolare ricordiamo anche il terzo anniversario del nostro vescovo Daniele, quindi noi, a nome anche di tutta la diocesi, portiamo questi auguri al nostro vescovo. E davanti alla figura del crocifisso concludiamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Spirito di Dio, donami un cuore docile all'ascolto, togli dal mio petto il cuore di pietra e dammi un cuore di carne, perché accolga la parola del Signore e la metti in pratica. Voglio ascoltare che cosa dice il Signore. Fa che il tuo volto di Padre risplenda su di me e io sarò salvo. Mostrami la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Fa che io impari il silenzio, vigile di Nazareth, per conservare come Maria la parola dentro di me, per lasciarmi trovare da Dio che incessantemente mi cerca. Fa che io mi lasci penetrare dalla parola, per comprendere con tutti i santi quale sia l'ampiezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, e conoscere l'amore di Cristo. Fa che io sperimenti nella mia vita la presenza amorevole del mio Dio, che mi ha disegnato sulle palme delle sue mani. Fa che io non ponga ostacoli alla parola che uscirà dalla bocca di Dio, che tale parola non torni a Lui senza aver operato in me ciò che Egli desidera e senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata. Amen.